Eccoci, grazie mille dottor Siliani per intervenire oggi a sostegno della nostra iniziativa per il diritto alla conoscenza e nell'occasione di questo incontro avremo modo di toccare alcuni punti legati al diritto alla conoscenza. La mia prima domanda è questa. Dottor Siliani, in qualità di direttore della Fondazione Finanza Etica della rivista Valori, il suo impegno si rivolge ai temi della finanza etica e dell'economia sostenibile. Quindi, quale che ritiene che sia o che debba essere il loro legame con la democrazia? Beh, è un legame sostanziale, direi, perché i temi dell'economia e della finanza, e in modo specifico quelli della finanza etica e dell'economia sostenibile, toccano, diciamo, la vita di ciascuno, eh? E siccome, la vita di tutti, la vita di ciascuno è il fondamento, insomma, ecco, di un modello anche di organizzazione dello Stato, o dovrebbe essere modello di organizzazione dello Stato, appunto di uno Stato democratico, punto, diciamo, è un punto vivo, insomma, ecco, vitale quello del rapporto fra democrazia e finanza etica ed economia sostenibile. Devo fare una premessa in questo senso. È vero, viviamo nel mondo, nel quale bisogna specificare che tipo di economia e che tipo di che tipo di economia e di che tipo di finanza parliamo. Per cui parliamo di finanza etica, distinguendola con una sorta di, come possiamo dire, di cosa strana, rispetto alla finanza, e infatti lo è, perché la gran parte della finanza oggi è un'altra cosa, o dell'economia sostenibile, perché gran parte della finanza oggi, scusami, gran parte dell'economia è appunto un'economia non sostenibile. Ma diciamo io e noi lavoriamo nella prospettiva di un tempo, speriamo che non sia, diciamo, solo, come possiamo dire, una visione escatologica, diciamo, che lavora sui millenni, ma pensiamo in tempi molto più rapidi, in cui la finanza sia tutta etica e quella strana sia la finanza che chiameremmo cinica, o che l'economia debba essere tutta sostenibile, non soltanto economicamente, ma diciamo, non soltanto sì, finanziariamente, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale e ambientale. Purtroppo viviamo in un altro mondo allo stato attuale, ma questa è la prospettiva. Anche se dobbiamo dire che la finanza, e poi vengo al punto della democrazia, la finanza nasce con una funzione eminentemente sociale. La finanza che cos'è alla fine? La finanza è il mercato dei soldi, dove chi ha un'eccedenza di risparmio si incontra con chi ne ha una carenza. E quindi, diciamo, e questo incontro genera, diciamo, la messa in movimento di questi soldi per sviluppare l'economia, e per sviluppare una società nel suo complesso. Chi fa da mediatore in questo mercato? Le banche, no? Le istituzioni finanziarie. Quindi sarebbero nate e sarebbero concepite queste istituzioni come delle istituzioni, diciamo, con una funzione sociale e volte al bene pubblico, al bene di tutti. Questo è importante per quello che diremo poi sulla conoscenza. Quindi la democrazia è appunto, diciamo, un punto essenziale sotto questa prospettiva. Mi verrebbe da dire che basterebbe riprendere gli articoli che la nostra Costituzione dedica all'economia e alla finanza e lì avremo tutto, perché non solo l'articolo 41 che tutti citano come, che tutti citano e tutti dimenticano naturalmente, come, diciamo, le limitazioni dell'attività dell'attività economica privata, che però dice l'articolo 41 può essere indirizzata e coordinata ai fini sociali, quindi può esserlo. Ma l'articolo 43 è ancora più esplicito,
in alcuni elementi anche radicali, se vogliamo. L'articolo 43, che tutti si dimenticano, dice che ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione salvo indirizzo all'indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Insomma, la nostra Costituzione parla dell'economia, anche dell'economia di mercato e anche della, appunto, della proprietà privata di imprese in termini di bene pubblico, di servizio pubblico, insomma, no? E arriva ad essere, almeno nella sua teoria, diciamo, la più radicale delle soluzioni, cioè, diciamo, stare in radicalismo. Rende preminente la funzione pubblica, la funzione sociale a quella privata. Ecco, da questo punto di vista l'economia e la finanza dovrebbero tornare a questa ispirazione, ripeto, costituzionale, quindi niente di più vicino alla democrazia che noi conosciamo che la nostra Costituzione. Ora, non è questo l'unico articolo dimenticato o non attuato della nostra Costituzione a partire dal 3, naturalmente. Certo, fortunatamente. No? Sì. Ma detto questo, abbiamo, quando volessimo rispondere alla domanda che rapporto c'è fra la finanza e l'economia e la democrazia, abbiamo la stella polare della nostra Costituzione. La finanza etica e l'economia sostenibile, in quanto, diciamo, si fondano su quel principio costituzionale, e cioè di una finanza e di un'economia volta al bene pubblico, all'interesse pubblico, all'interesse importante, cioè l'interesse di tutti, diciamo, sono quelle più in linea con la Costituzione, quindi con la nostra democrazia, che ci dice che la cosa più importante non sono i dividendi, che si staccano per gli azionisti, ma sono gli effetti non economici dell'andamento delle scelte economiche o finanziarie. Cioè, quando io investo il mio denaro in un fondo chiuso misto, che cosa sto finanziando? Diciamo obbligazioni di stati che includono la pena di morte nel loro ordinamento, sto finanziando delle imprese che sono impegnate nei combustibili fossili, spesso non, anzi mai lo sappiamo, anche perché non facciamo le domande giuste. Se lo sapessimo, forse le nostre scelte sarebbero più consapevoli. Qui c'è una questione fondamentale relativa alla conoscenza, certo. Perché la conoscenza è anche questa. Certo, assolutamente. E parlando di interesse pubblico, funzione pubblica, lei nel corso della sua vita ha ricoperto varie cariche pubbliche, no? Presso la Regione Toscana e il Comune di Firenze. Quindi mi chiedo, dal suo punto di vista nuovamente, che unisce quindi anche l'esperienza nelle istituzioni che sono più vicine al cittadino, no? Che sono più prossime al cittadino. Verso che direzione dovremmo andare per rendere le nostre democrazie caratterizzate da una cittadinanza più partecipativa, più attiva? Quali sono i passi che dovremmo fare? Verso quale direzione dovremmo andare? Beh, guardi proprio a partire dall'esperienza fatta soprattutto nell'ente comune, che è un pochino quello più vicino ai cittadini, ma per certi aspetti possiamo dire anche nella regione, che ha una funzione di legislazione soprattutto, direi che il punto principale, la direzione verso cui andare, è quella di una conoscenza consapevole, diciamo, di una presa consapevole dei cittadini sui problemi. Questo lo dico non solo
perché sarebbe anche abbastanza semplice, forse potrebbe anche essere risultare populista, se vogliamo, no? Non solo nella direzione di dire che i cittadini devono sapere tutto, che non è possibile, naturalmente nessuno può sapere, ma per poter fare le scelte più giuste dentro una democrazia rappresentativa, o comunque le scelte più consapevoli, le scelte più giuste non sappiamo, è un'altra categoria, ma anche nella prospettiva di chi fa l'amministratore pubblico, da chi per appunto amministra dei beni pubblici, diciamo fornire informazioni, consentire l'accesso alle informazioni il più possibile complete, è un punto fondamentale, lo dico facendo riferimento appunto all'esperienza. Io ricordo, diciamo, lo vedo anche oggi che mi sono distaccato da tanto tempo, lo ricordo allora quando facevo l'amministratore pubblico, quante sere ho impiegato del mio tempo nei vari quartieri a dire benissimo, veniamo, perché all'epoca avevamo un assessorato alla partecipazione, e una delle cose che ci faceva fare l'assessore, era veramente una donna in gamba, era quella di questo giro che tutti noi assessori dovevamo fare ogni tot nei quartieri a confrontarci sui nostri temi. Io avevo la cultura, e molti dei miei colleghi lo chiamavano, vabbè, facciamo questo giro di schiaffi, andiamo nei quartieri. Effettivamente era così, ma io li trovavo veramente interessanti e stimolanti, perché l'approccio iniziale era ma voi avete sbagliato a fare questo, dovete fare quest'altro, non sapete. Ed era comprensibile, diciamo, ed è comprensibile che i cittadini facciano questo. In fondo c'è una funzione critica nella conoscenza, che è il suo fondamento, critico intendo in senso quasi kantiano, diciamo, no? Di conoscenza. Ma l'interazione, la discussione, il dire benissimo, dobbiamo, il signore si alzava e dice dobbiamo fare questo. Bene, dico io, è giusto. Dobbiamo aprire le biblioteche di quartiere. Benissimo. Allora, per aprire le biblioteche di quartiere, che era una delle cose per me, che a me piacevano di più particolarmente, guarda, per aprire le biblioteche in ogni quartiere abbiamo bisogno di A, trovare degli immobili, B, trovare del personale, investire non solo nell'acquisto dei libri, ma nell'acquisto continuo dei libri, organizzare dal punto di vista tecnologico una rete in cui tu, da qualunque quartiere ti trovi, puoi sapere se nella biblioteca del tuo quartiere quel libro che tu cerchi esiste, eccetera. Tutto questo ha questi seguenti costi, ha queste procedure. Possiamo lavorarci con questi limiti, perché ho il bilancio che mi dice questo, e siccome devo fare delle procedure di evidenza pubblica, giusto? Dicevo, è giusto e dobbiamo fare delle evidenze, perché mica volete che scelga io, no? Il fornitore dei computer, eccetera. Insomma, erano discussioni interessantissime, che alla fine, io non so se hanno mai convinto il signore, che, però io penso di sì, nel senso che il giro successivo che tornavo, ovviamente mi chiede, c'era sempre bisogno, diceva scusi, ma a che punto siamo con le cose che ci eravamo dette l'altra volta? Ecco, io credo che questo sia il punto centrale. Naturalmente, attenzione, perché l'overdose di informazioni inutili equivale a zero informazioni, cioè non equivale a zero informazioni, equivale a zero capacità di discernere e di poter confrontarsi. Purtroppo, capacità critica, no? Capacità critica. Purtroppo viviamo in un mondo in cui abbiamo, purtroppo, per fortuna, accesso sicuramente a molte più informazioni di quanto ho cominciato io da giovane negli anni 80 a fare politica. E questo è certamente un fatto positivo, ma è un fatto anche disorientante. Quindi dobbiamo avere quegli strumenti critici appunto per sapere quello che mi serve davvero, per non dire poi di tutti i temi legati alle fake news, eccetera. Qui si apre tutto un altro
capitolo che però è parte. È collegato, esattamente. Collegato. Però direi che questo dell'accesso ad informazioni, diciamo, stavo per dire veritiere, ma anche qui è un termine complicato, perché chi stabilisce che una informazione è vera, diciamo, no? Potrei dire che una informazione è basata su alcuni dati, elementi oggettivi, che ha sempre bisogno di essere interpretata e discusso, tutti i dati hanno bisogno di essere interpretati e discussi, ma certamente, diciamo, sono dei fondamenti oggettivi. Quindi io penso questo, insomma, ecco, che il punto iniziale sia questo dell'informazione, e oggi si discute molto sul tema degli open data, no? Che è un tema importante. Anche qui però io vorrei porre delle domande critiche, appunto. Chi è che gestisce questi open data? Esatto. A quali fini vi si accede? Ovviamente ci sono delle limitazioni anche, no? In quello che anche un ente pubblico deve fare nel dare le informazioni. Dico una cosa banalissima, diciamo, io posso... Il principio generale è che io dovrei avere accesso a tutte le informazioni di un ente pubblico, salvo quando io sono in conflitto di interessi. Perché se io sono in contenzioso con il comune, perché per un faccio dei casi, perché sono certo. Perché ho un terreno di mia proprietà su cui il comune vuole fare un intervento di pubblico, diciamo, costruire un giardino pubblico, non lo so, una scuola, quello che vogliamo. Se io ho accesso proprio a tutte le informazioni che giustamente un ente pubblico deve prendere per definire il prezzo di quello o il valore economico di quel terreno, io so parto, diciamo, avvantaggiato nel momento in cui devo decidere a che prezzo lo vendo oppure no, insomma. Ecco, quindi era un caso, ma ve ne sono, sì, 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 e certo. Bisogna fare attenzione. Però per me il punto di partenza per una cittadinanza attiva e responsabile è quella della conoscenza, perché per i motivi che ho detto, perché oggi tu sei un cittadino non chiamato ad assumere delle responsabilità, ma domani lo puoi essere. In una democrazia ci sta questo. E poi, ed è facilissimo, dire, quando sei dall'altra parte della barricata, dire se dovrebbe fare questo e dovrebbe fare quest'altro. Poi sei di qua ed è tutto molto più complicato. Allora, forse merita avere, diciamo, un'apertura che consenta, diciamo, di avere cittadini critici, ma attivi e consapevoli di fronte. Assolutamente, è una conoscenza per decidere criticamente, direi, no? Come riassunto. Esatto. Quindi, un po' alla luce di quanto che ci siamo detti fino adesso, come valuta personalmente, no? Il percorso di riconoscimento del diritto alla conoscenza che è stato promosso dal Global e che adesso è all'attenzione del Consiglio d'Europa? A me pare di grande interesse, perché mi sembra metta il tema della conoscenza, del diritto alla conoscenza, su un piano più evoluto rispetto ad alcuni piani in cui si sono fatti oggettivamente anche dei passi avanti nella pubblica amministrazione, appunto in tutto quello che è l'accesso, diciamo, no? Il diritto, sì, all'accesso. La famosa legge 190. 190, la 231 prima, e poi eccetera. Cioè lo pone su un piano anche giuridicamente più evoluto, no? Perché è chiaro che cos'è un interesse oggettivo o soggettivo ad accedere ad un'informazione. Qui c'è un ampio margine di normativa che anche per limitare per certi aspetti, diciamo, questo diritto di accesso. Mentre se ti poni sul tema
della conoscenza come un elemento fondante del godimento di alcuni diritti umani fondamentali, allora lì lo spazio è più ampio, ripeto, e seppure anche questo sopporta dei limiti e deve sopportare dei limiti, ma siamo su un terreno assolutamente diverso e appunto più evoluto. Inoltre, l'altro grado di evoluzione è quello, come viene detto nel vostro materiale, è quello che diventa un diritto transnazionale, diciamo, che non si limita più ad uno Stato soltanto. E quindi va a toccare il tema della qualità della democrazia, perché appunto riguarda Stati che si dicono democratici, Stati che lo sono di più, Stati che lo sono meno, Stati che non si dicono affatto democratici. E sono pochissimi. Noi viviamo nel paradosso di essere in un tempo in cui il maggior numero di paesi al mondo si dicono democratici, ma abbiamo forse delle limitazioni fattive, fattuali alla libertà degli individui enorme, in parte perché è cresciuto anche fortunatamente l'ambito stesso dei diritti umani, diciamo, e in parte perché è cresciuta la consapevolezza di questi e quindi, diciamo, anche la consapevolezza delle violazioni. Quindi il superamento dei confini nazionali, e poi ovviamente c'è un tema che riguarda questa prospettiva, una concezione diversa della segretezza. Noi viviamo in uno stato in cui viviamo in un paese in cui la ragion di Stato ha coperto tantissime vicende drammatiche, tragiche, e continua a farlo in vario modo, a vario titolo, diciamo, no? Possono venire in mente diversi casi, ma se penso diciamo al tempo che ci è voluto per avere un qualche riconoscimento di quello che è successo, per esempio, nei fatti del 2001 a Genova, diciamo, no? Insomma, lì il tema della segretezza e del in qualche modo della ragion di Stato è stata una vicenda che ha ovviamente coperto diciamo, chi ha fatto delle violazioni tremende dei diritti umani, ma nel fare questo ha in qualche modo violato il diritto alla conoscenza, diciamo, no? Ha conculcato il diritto alla conoscenza, di conoscere che cosa veramente era successo, no? E i casi sono tantissimi. Ora, io, se devo dire il vero, diciamo, vedo, mi sembra, diciamo, unitamente a tante limitazioni del diritto alla conoscenza e al tema dei diritti umani, vedo però che c'è una che forse qualcosa inizia a cambiare in alcuni paesi. Senso negativo e senso negativo. Faccio due casi soltanto. E il fatto che vi sia una conoscenza e quindi un attivismo maggiore dei cittadini forse ha portato ad alcuni cambiamenti. Tutti siamo forse rimasti colpiti opportunamente dal fatto che Joe Biden, io sono anche cittadino americano, per cui ho una mia passione per questo, ma il fatto che Joe Biden in due giorni di fila abbia detto: va bene, allora intanto chiudiamo una serie di rapporti di sostegno all'Arabia Saudita, essenzialmente perché è un paese che viola i diritti umani, diciamo. E dall'altro, nel colloquio con Xi Jinping, abbia posto lo stesso tema dei diritti umani. Ecco, ma perché questo avviene? Perché oggi si conosce, e c'è stato quindi un movimento più forte, che cosa sono gli uiguri, che nessuno fino all'altro ieri aveva la possibilità di sapere
nemmeno che esistessero. Oppure, lo dico perché è un'attività che abbiamo fatto anche noi, noi abbiamo fatto un lavoro insieme a reti di altre associazioni, di organizzazioni, noi abbiamo fatto in modo specifico con l'azionariato critico su RVM, questa società, diciamo, italiana posseduta invece da una tedesca che produce le bombe vendute all'Arabia Saudita utilizzate nello Yemen. Sono 4 anni che facciamo azionariato critico sulla tedesca, sulla casa madre tedesca. Alla fine, non solo per merito nostro, per carità di Dio, ma perché ci sono stati movimenti, eccetera, il governo italiano, proprio il giorno prima della fine del governo Conte, revoca quelle diciamo commesse allo Stato, all'Arabia Saudita. Ma se non c'era qualcuno che faceva conoscere che quell'azienda faceva le bombe, che quell'azienda era di proprietà tedesca, che succede quello che succede nello Yemen perché l'Arabia Saudita, se non ci fosse stato tutto questo, noi non avremmo avuto il risultato. Quindi credo che appunto, certo, il diritto alla conoscenza favorisce, il diritto alla conoscenza come diritto umano si pone quindi su un piano comparabile, ecco, con i diritti umani, che può servire a difendere, diciamo, no? Naturalmente poi succedono anche cose pessime, come non so se è un'ordinanza, non ricordo cos'è, ma di Orban, che decide di chiudere Club Radio, l'ultima radio indipendente, in Ungheria. E ovviamente noi tutti lo condanniamo, certo, perché c'è una limitazione della libertà di stampa, ma la libertà di stampa forse è parte di una più ampia libertà di conoscenza, diciamo, no? Di una più ampia diritto alla conoscenza, no? Io lo, diciamo, questo ti dà anche il metro di come la conoscenza sia potenzialmente eversiva, diciamo, di alcuni modi, diciamo, di esercitare il potere, ecco, insomma, modi ovviamente esecrabili. Quindi, insomma, per dire la domanda, ecco, il riconoscimento del diritto alla conoscenza a me sembra un tema di insomma, posto nel modo giusto, diciamo, ecco, insomma. Assolutamente, il valore rilevante della conoscenza, così come mezzo anche per chiedere, no? Accountability, no? Come il termine, sì, che chiamano molto gli anglosassoni, che a volte facciamo fatica a trasferire nel nostro linguaggio italiano. Che è responsabilità. Dà quel qualcosa in più al concetto di responsabilità, qualcosa che pretendiamo, no? Che si risponda proprio alla funzione pubblica che certi organi, per esempio, certo, svolgono, no? Come negli esempi che ha fatto lei. Posso su questa cosa della responsabilità? Naturalmente la responsabilità, se il diritto alla conoscenza è, diciamo, un diritto umano, vi sono delle responsabilità che sono in capo a chi detiene una serie di informazioni. E quindi, ovviamente, voi mi ponete l'accento giustamente sulla responsabilità dei decisori pubblici, no? Perché effettivamente c'è un tema che riguarda i beni pubblici, no? Che sia l'acqua pubblica, ma che siano anche appunto i dati, le informazioni. Vorrei dire che c'è, e quindi tutto il principio della trasparenza, eccetera, eccetera. C'è, credo, però anche una responsabilità che è in capo ai cittadini, una volta che questo, no? Assolutamente. E che è, da un lato, la responsabilità di decidere di informarsi, di volersi informare, ma anche di come, una volta ottenute le informazioni, le conoscenze, eccetera, su come utilizzare le conoscenze. Perché è vero che la legge italiana non ammette, diciamo, l'ignoranza,
Ma quali sono le conseguenze della conoscenza? Le conseguenze della conoscenza, se è soprattutto una conoscenza critica, appunto, implica delle responsabilità circa i comportamenti. Quindi ci sono dei comportamenti attivi che possono essere lesivi per la conoscenza di altri o per gli stessi diritti di altri, ma anche la decisione di non attivare le conoscenze, di non attivare dei percorsi, diciamo, di consapevolezza, una volta che c'è una maggiore possibilità o comunque un diritto alla conoscenza, diventano delle responsabilità gravi, insomma, gravi dal punto di vista etico, non dico dal punto di vista penale, ovviamente, queste, anche se il principio di responsabilità per un ente pubblico ha ovviamente un risvolto penale, un risvolto, diciamo, giuridico cogente, diciamo. Però, insomma, dovremmo riflettere anche su questo, perché ad ogni diritto, lo so che è una banalità, corrisponde poi un dovere. Questo però complessivamente sta sotto il cappello più ampio della responsabilità, insomma, che è un principio che io preferisco a quello del dovere, diciamo. No? Il dovere è qualcosa che sei obbligato a fare, la responsabilità è qualcosa di più profondo, insomma. Esatto, non è assolutamente per niente banale questa ultima affermazione, anche perché il diritto alla conoscenza è pretendere qualcosa, no? dagli altri, ma anche da se stessi come cittadini più potenziati, in un certo senso muniti di strumenti, sì, di informazione che ci rendono più critici poi nel momento in cui dobbiamo fare le scelte, no? E quindi di conseguenza come un effetto domino alla fine. Beh, la ringrazio, dottor Segnani, per la disponibilità, per averci raccontato il suo punto di vista sul diritto della conoscenza, per aver sostenuto la nostra iniziativa. Grazie a voi e in bocca al lupo, perché ce n'è bisogno, ecco, di iniziative come queste.